Il quinto incontro, direi che adesso in questa parte del corso dovremmo entrare nel merito di alcuni particolari problemi assistenziali legati ai casi prevalenti, no? Sappiamo che l'epidemiologia è cambiata moltissimo da un periodo infettivo in cui prevalevano malattie infettive, è stato raccontato nella storia che abbiamo fatto all'inizio del corso, con le malattie degenerative, i tumori, le malattie della terza età cosiddetta, le malattie cardiovascolari. Quindi il problema è quello di vedere anche che proposta si può avere da parte di un movimento che vuole fare della partecipazione il suo centro su questi temi, che sono i temi dell'assistenza, della qualità dell'assistenza per pazienti che sono cronici. Raccontava Cosmacini, la scomparsa del dottore è dovuta anche al fatto che il dottore adesso non guarisce, non è che può risolvere i problemi e deve invece prestare assistenza, e su questo qualche volta non è molto preparato. Dall'altra parte però è anche vero, perché questo è l'altro aspetto, che la ricerca produce sempre dei farmaci, soprattutto in campo oncologico, più potenti, e ci sono anche innovazioni del tipo, è stato detto, il sistema sanitario italiano, se confrontiamo la sopravvivenza a 5 anni di pazienti con gli stessi tipi di tumore, in Italia abbiamo una sopravvivenza che è superiore alla media europea. Cioè, quindi abbiamo un sistema che funziona anche in questo, abbiamo anche in questo un sistema che produce a livello di buona qualità, però non è la situazione ottimale, soprattutto quello che sta succedendo, quello che ci possiamo aspettare da adesso in avanti è molto diverso da quello che ha garantito questi standard fino ad oggi. Quindi c'è anche il grosso problema che nel settore oncologico, ad esempio, c'è un'ottima ricerca che però tende, proprio perché viene, diciamo, monopolizzata dall'industria farmaceutica, di fatto tende a produrre ad esempio nuovi farmaci brevettati che costano di più al sistema sanitario, non producendo più quelli vecchi che però sono di consolidata e provata efficacia, perché non rendono più al capitale che è investito nella farmaceutica. Quindi nell'ambito della cura del paziente oncologico, secondo me si intrecciano moltissime cose importanti del sistema sanità, che partono dal ruolo del medico, dal rapporto col paziente, dalla debolezza del paziente, dalla necessità di avere una rete di riferimento, del farsi carico, quindi del curare, del prendersi cura, e quindi delle attività di monitoraggio, delle attività di diagnostica precoce, altre cose di questo genere, fino ad arrivare però ai grossi problemi di sistema. Le spese enormi che possono sottrarre finanziamenti ad altre aree e che vanno, sono diciamo così, deformate da un interesse che non è quello della medicina e non è quello dell'assistenza e della cura al paziente, ma è quello degli interessi, dei profitti privati di una grande industria farmaceutica. Cioè, quindi questo settore è particolarmente importante, a questo di fatto dedicheremo questa sera e la prossima, perché anche su questo settore c'è un problema di assistenza molto importante, ma c'è anche un problema di prevenzione, c'è un problema di conoscenza. Allora, a me veniva in mente che su questi settori si è creato molto partecipazione tra virgolette, mentre uno, credo, dei primi che si sono organizzati sono idealizzati, pazienti cronici con problemi, no, di insufficienza renale, la cui sopravvivenza è stata garantita e allungata per lo sviluppo delle tecnologie, che poi hanno sentito l'esigenza di organizzarsi per far valere i loro punti di vista. I malati di AIDS hanno fatto lobby, quindi anche i pazienti oncologici, le donne operate per il tumore alla mammella, tutte queste cose sono benemerite, cioè perché indicano una volontà di partecipazione e un interesse. Dov'è il limite, a mio avviso, di queste cose e di cui dovremmo discutere qui dentro? Che ci si muove in un'ottica di gruppi di consumatori, cioè si accetta il principio di essere dei consumatori. Quello che dà il mercato lo vogliamo che sia distribuito meglio, quello che dà la ricerca, così come è organizzata, vogliamo che sia fatto meglio, sia benissimo.
ma questo non è quello che l'altra settimana ci diceva già il cognome, della necessità invece di reimpostare una diversa cultura, cambiare le parole e passare da consumatori. Qualcuno ha coniugato dicendo: guardate che i consumatori in realtà sono dei consumati, non sono i consumatori, non sono parte attiva ma sono passivi. Quindi in questo senso i consumatori non sono una parte che può promuovere un cambiamento. Torniamo al discorso del soggetto, dell'essere portatori di una cultura, di un'egemonia culturale, si diceva, che cambi le parole, che cambi il senso delle cose, che non accetti il quadro così come è dato. Quindi in questo senso credo che tutto il dibattito si svolgerà sia sul problema dell'assistenza, sia sul problema come la ricerca ha prodotto innovazione e capacità di intervento, sia di cura che di prevenzione, ma soprattutto come la partecipazione, vedremo la settimana prossima, promuove un intervento di base sulle cause primarie dei tumori, è un buon esempio, un buon paradigma di che cosa vuol dire imporre un altro punto di vista rispetto a unirsi come consumatori che accettano il quadro come dato. Dopodiché l'altro tema sarà quello della disabilità, un altro tema, no, di grossa debolezza che richiede molta assistenza, che richiede molti investimenti e che non va coniugato ancora una volta come chiediamo che ci sia maggiore attenzione, siamo dei consumatori, vogliamo che le cose vengano fatte. No, forse c'è qualcosa da dire, e lo diranno allora Beppe Banchi e Laura Valsecchi, dobbiamo anche cambiare quadro, forse, di che cos'è la disabilità, perché altrimenti ci chiudiamo adesso in una situazione in cui poi, quando finiscono i soldi, sparisce tutto. Quindi non è solo un problema di soldi, è prima di tutto un problema, ripeto, di approccio culturale. In questo senso credo che la dottoressa Beccarelli, che parlerà come primo intervento sul problema dell'assistenza, della cura, della rete oncologica, come direttore sanitario dell'ospedale San Giovanni di Torino, ma oncologa, possa cominciare a introdurre questo tema, che poi sarà sviluppato nell'ambito della ricerca, di che cosa la ricerca ha prodotto, sta producendo, potrebbe produrre in termini di prevenzione, in termini di terapia, nell'ambito sempre oncologico, con il dottor Franco Berrino, che aspettavamo più tardi, ma che è riuscito ad arrivare qui. Ok, lascio la parola. Franco, vieni qui. Vieni qui, perché oltretutto... Io sono in serio imbarazzo stasera, finita anche la presentazione, perché non mi posso esimere dal cominciare con alcune osservazioni che purtroppo secondo me stanno rapidamente modificando lo scenario nel quale noi ci siamo mossi per circa 30 anni dall'entrata in vigore, diciamo, dell'833, poi con le riforme successive, perché ci sono due condizioni in questo paese che stanno rapidamente proprio portando alla conclusione un periodo storico che ha fatto di noi, tra l'altro, un paese che con luci ed ombre, e in oncologia lo era in particolar modo vero, una differenza sostanziale fra Italia nord centrale, Italia del sud, tuttavia era un paese che si permetteva di avere dei risultati in sanità decisamente molto buoni, con dei costi sanitari molto bassi. Qualunque sia la vulgata con la quale ci sono state dette le cose negli anni. Che cosa sta succedendo adesso? Due fenomeni che sono, uno dei due sicuramente noto, l'altro non lo è affatto. Il pezzo noto è che noi stiamo vivendo un'epoca di grande crisi economica e quindi, come sapete, ci sono dei tagli continui alla sanità, e questo non è senza conseguenze, perché una parte, non credo poi così cospicua, ma una parte comunque indispensabile al funzionamento delle strutture sta nei soldi che vengono dati dallo Stato alle regioni. Su questo, come sapete, ci sono state controversie nella conferenza Stato-Regioni, alla fine insomma si è portato a casa un minimo risultato che però segue già a una decurtazione di questi ultimi anni. Questo pezzo è sicuramente noto al pubblico e per quanto mi concerne io ho sempre detto che tra corruzione, tangenti e spese inutili in sanità ne avevamo ancora da tagliare, magari poi si taglia malissimo, però questo potrebbe essere una cura buona.
L'altro pezzo invece che non è noto al pubblico, e ahimè non è noto quasi a nessun politico, è che la sanità vive ancora come una stella morta del fatto che la più grande percentuale di assunti nella sanità, quelli che hanno fatto sostanzialmente la storia dell'833, parlo di medici di base e naturalmente anche di strutture sanitarie ospedaliere, è arrivata alla sua conclusione anagrafica, in realtà era già arrivata lì nel 2011, poi la Fornero si è inventata un decreto che ha praticamente impedito a una generazione intera di andarsene in pensione nel primo, il 31/12 del 2011, e questo ha fatto sì che nei nostri ospedali ancora sopravvivano per essere precisi, dei medici ormai anzianissimi, i quali comunque andranno in pensione entro i prossimi 2 anni. E questo costituirà il più grande collasso della medicina come la conosciamo. Pensate soltanto che l'ENPAM, che è l'ente provvidenziale dei medici di base, ha dichiarato che nel 2016 1,5 milioni di italiani resteranno senza il medico di base. E guardate bene, questo in parte, ma in minima parte, è legato al fatto che ci sono stati pochi soldi e quindi meno assunzioni, il blocco del turnover che è noto, eccetera, eccetera. Ma in realtà il problema colpisce sia la classe medica che l'infermieristica, e questo è dovuto al fatto che si sono laureati meno medici e meno infermieri. Con tutti questi processi selettivi per quanto riguardava la scuola di medicina e per quanto riguardava invece la scuola infermieristica, che l'ha fatta diventare una laurea a tutti gli effetti, praticamente privando una grossa parte della nostra principale popolazione che faceva l'infermiere, cioè che arrivava a fare l'infermiere partendo dall'inizio della scuola superiore, quindi i primi 2 anni gli bastava il biennio, dopodiché potevano fare la scuola infermieristica, questa cosa di aver spostato nel tempo l'accesso alla laurea ha diminuito grandemente, così dire, per dire, le vocazioni. C'è in questo momento in atto in Piemonte un digiuno di infermieri, un digiuno itinerante di infermieri che adesso stanno per pubblicare un libro, proprio per denunciare la carenza infermieristica che non sarà compensabile con personale diciamo di lingua italiana nei prossimi anni. Questo è un elemento di catastrofe, perché noi comunque siamo abituati ad immaginare servizi che siano coperti. Allora, in questo momento quello che regge ancora, almeno nel nord Italia, in maniera veramente forte, è il pronto soccorso. Il pronto soccorso ha dietro ospedali che sono ormai molto esigui dal punto di vista del numero di posti letto. Tuttavia in quei pronti soccorsi reggono ancora, e dico veramente come possono, i colleghi più anziani che hanno una grandissima esperienza dal punto di vista della clinica, per cui devo dire affrontano con animo veramente incredibile questi turni. Dunque noi in Piemonte in media un medico che ha più di 60 anni copre turni in pronto soccorso di oltre 12 ore per oltre 5 giorni alla settimana. Questa è una situazione che è drammatica. Noi abbiamo avuto di recente un incontro fra i primari di DEA e il nostro presidente provinciale dell'ordine, che ha la combinazione di essere anche il presidente nazionale dell'ordine, oggi senatore del PD da noi in Italia, Amedeo Bianco. Ebbene, lui è stato richiesto di un incontro con i colleghi, quali gli hanno detto: caro Amedeo, noi alle 3 del mattino non ci ricordiamo nei pronti soccorsi neanche come ci chiamiamo. Allora, queste sono circostanze sulle quali devo dire ciò che io posso dire, e magari dirò, perché insomma mi sono letta le cose, ho tirato giù un po' di dati, Franco certamente ne sa anche più di me su queste questioni, tuttavia ecco, diciamo che le prospettive di assistenza nel nostro paese sono veramente da immaginare in un'altra maniera. Mutate, condizioni completamente mutate. Non necessariamente per il peggio, vi devo dire, però quando io penso alla rete oncologica piemontese, che è stato un modello fino dal 95, che abbiamo ideato con Bertetto, che abbiamo ideato nel nostro ospedale, che era un po' insomma in quel momento lì l'unica struttura oncologica del Piemonte,
io la guardo ancora funzionare e mi si stringe il cuore a pensare a tutto l'impegno che noi abbiamo devoluto negli anni perché questa diventasse un paradigma in fondo efficace, molto, molto radicato, presente, eccetera, e che finirà così, che proprio si diluirà nella coscienza delle persone perché non avremo più davvero i professionisti per farlo funzionare. Allora, partiamo con l'oncologia, perché l'oncologia ha raccolto negli anni il massimo, secondo me, dell'attenzione simbolica, mitologica della nostra epoca. Cioè, il paziente oncologico è stato per decenni un paziente che apparteneva proprio alle oscure condizioni del fatto. Non pronunciavamo neanche la parola cancro. Abbiamo fatto delle performance teatrali, credo 6 anni fa, in cui per la prima volta abbiamo usato sotto il segno del cancro, e devo dire, già questo ha creato un po' di problemi. Qui nella terra, di cui Franco è uno dei grandi esponenti, dove si è fatta la storia dell'oncologia italiana, dove probabilmente si è fatta anche la storia dell'oncologia mondiale in gran parte, avete la fortuna, devo dire, mi sono guardata il rapporto al governo del ministro di pochi giorni fa, avete la bellezza di 70 hospice, mentre regioni come la nostra, in Piemonte 16, in Toscana 18, in Emilia Romagna 15. Voi avete la più grande percentuale di volontari attivi in questo momento in ambito oncologico. Allora, voi siete una regione, sapete, siete la regione più numerosa con la popolazione più elevata d'Italia, quindi non ci stupisce il numero, ma anche la percentuale, perché comunque vuol dire che voi, come sapevamo anche da tempo, insomma, avete avuto una sanità ricca, una sanità che si è permessa una certa floridità che poi non so se fosse comparabile all'efficacia, eccetera, però insomma certamente siete un faro in ambito italiano. Allora, io per esempio sulla questione dei farmaci vorrei spezzare la mia personale esperienza. Sono stata per molti anni nel comitato etico delle Molinette di Torino, cioè il più grande ospedale del Piemonte, e noi assistevamo alla proposta di entrare in trial internazionali in cui il vantaggio atteso per il paziente oncologico era di 3 mesi di vita a fronte di costi che diventavano sempre più esorbitanti, e peraltro come elemento assolutamente oscuro e anche in gran parte giustamente ambiguo, la multinazionale farmaceutica che proponeva anche a noi il trial praticamente impediva che si potessero fare alcun tipo di osservazione negativa e critica sul prodotto oggetto della sperimentazione, cioè venivamo richiesti di non pubblicare nulla che non fosse stato nella direzione dell'efficacia, il paziente non era quasi mai coperto dal punto di vista assicurativo per gli effetti collaterali, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, devo dire che la questione del non potersi permettere di comprare certi prodotti di questo genere, io non credo sia un danno così cospicuo, ecco, per la nostra salute. L'altro elemento non meno oscuro, e noi lì siamo diventati, credo, una regione veramente pilota, è la vicenda degli screening, su cui potremmo aprire i nostri cari amici epidemiologi, i nostri cari vecchi amici, che sono stati promotori di grandi screening, eccetera. Ma io penso che anche sullo screening, visto che li ho analizzati per quanto riguardava l'andamento epidemiologico, gli esiti dei reperti che venivano trovati, i casi intervallo, eccetera, eccetera, qualche dubbio sulla efficacia degli screening io certamente ce l'ho, e non sono l'unica, ci sono pubblicazioni di grande livello internazionale che dicono che
il vantaggio reale di una politica, di una campagna di screening sia non così vasto e non così importante come lo si è dichiarato. Certamente i costi negli anni sono stati molto elevati, per esempio, per gli screening, e a questo ha corrisposto indubbiamente un incremento dell'ansia e di tutta quel genere di corteggio di sentimenti e di emozioni che il paziente che sta sotto screening prova quando è in attesa della diagnosi ultima. Dunque l'oncologia, che è sempre stato un piatto molto ricco, credo il secondo piatto ricco dopo il piatto degli antibiotici per quanto riguardava la spesa farmaceutica, è comunque una popolazione bersaglio in cui consumati e consumatori, apprezzo molto quella distinzione, ha molto giocato sull'elemento psicologico, perché per anni io sono stata presidente della commissione che autorizzava i trasferimenti dei piemontesi all'estero per cure oncologiche, e le reazioni con le quali veniva annunciato a un paziente che non avremmo consentito al trasferimento presso una struttura francese sulla quale nutrivamo dei seri dubbi sulla qualità delle cure e la correttezza del comportamento nei confronti degli italiani, venivamo comunque considerati, anzi venivamo chiamati proprio assassini. Ciò nonostante, davvero i risultati italiani, e Franco è stato uno dei grandi epidemiologi che ha tracciato anche i profili di come andavano le cose nella cura, non ci vedeva poi sistemati male, magari con qualche ombra anche lì, e certamente molte cominciavano da Roma in giù, però insomma in generale siamo stati una nazione che si è consentita un eccellente andamento delle cure. Ecco, io sulla questione in particolare di cui mi sembrava di dovermi occupare, cioè delle cure palliative e del controllo del dolore in fase terminale, uno dei temi che ha sempre attanagliato l'oncologia, ho in mente le parole del mio amico Bertetto, uno degli, appunto, degli oncologi piemontesi di rilievo, che descriveva che cosa succedeva a lui giovane studente quando erano ancora aperte le navate del nostro ospedale, di queste urla incontenibili dei pazienti cancerosi che non erano assolutamente considerati, insomma, in nessun modo controllabili. L'Italia è arrivata tardi alle politiche del controllo del dolore, siamo ancora uno dei paesi che ha un consumo di opioidi molto basso rispetto alle nazioni, diciamo, leader di questo tema. Gli opioidi sono stati considerati ormai da tempo un indicatore pertinente per valutare l'efficacia del controllo del dolore, e tra l'altro da direttore sanitario mi permetto di dire che siccome gli opioidi sono farmaci assolutamente poco costosi, non vorrei che questa fosse una delle vere ragioni per le quali l'uso non è così estensivo come per esempio per gli antibiotici. E la crescita anche della cultura dell'hospice è stata tardiva rispetto a molti altri paesi, e per quanto riguarda il Piemonte, il nostro penultimo assessore, il quale veniva dalla filiera Iveco della Fiat, quindi non era particolarmente esperto, e lui lo dichiarava anche con piacere quando parlava di sanità, lui pensava di chiuderli tutti gli ospiti in Piemonte perché riteneva che non avessero nessun significato, e che poi in particolare erano anche molto sgradevoli da immaginare, questi luoghi in cui la gente andava a morire. Allora, devo dire che il rapporto del ministro sembra un rapporto anche molto ottimistico, anche perché i numeri non sono male. Diciamo che sia la presenza degli ospiti, a parte il vostro numero straordinario, che potrebbe anche questo far venire qualche dubbio, non sulla effettiva conduzione, necessità, eccetera, eccetera. Comunque sta di fatto che, se la vediamo dal punto di vista più ottimistico, avere 70 hospice ben distribuiti in tutta la regione sarà certo il segnale di una discreta attenzione al problema, almeno della terminalità, ma avete anche degli eccellenti risultati dal punto di vista dell'ADI, cioè dell'assistenza domiciliare integrata, che è per esempio una delle formule con le quali alcuni anni fa
le associazioni che si occupavano di terminalità in realtà erano particolarmente inclini. Anzi, alcuni anni fa, ancora alcuni anni fa, uno degli indicatori di efficacia delle cure era stato considerato quello della mortalità a casa. In realtà a questo abbiamo abdicato tutti. Ormai l'Italia è assolutamente in linea con i paesi del nord Europa, la maggior parte delle persone muore purtroppo in ospedale, circa l'82% dei decessi avviene in ospedale, e purtroppo avviene in ospedale avendo ospedalizzato il paziente gli ultimissimi giorni di vita. Quindi anche quando si riesce a protrarre al massimo l'ospedalizzazione domiciliare, in realtà poi gli ultimi giorni, per varie ragioni, prevalentemente culturali, quel momento lì non si gestisce volentieri a casa. E tra l'altro l'andamento della spesa farmaceutica degli ultimi giorni in ospedale, delle terminalità degli ultimi giorni in ospedale, mostra l'andamento più critico, cioè è il momento in cui si spende di più per i farmaci a fronte di una oggettiva inefficacia di quei farmaci. A volte ci potremmo anche chiedere, dal punto di vista etico, se sia giusto vedere fare la chemioterapia agli ultimi giorni della vita dell'individuo, che purtroppo ci capita ancora di vedere, insomma. Questo mi pare di poter dire per una specie di accordo implicito fra i curanti e i familiari, perché il familiare accetta spesso ancora difficilmente l'idea della fine e quindi chiede alla struttura ospedaliera uno sforzo che in qualche modo la struttura ospedaliera, anche per ragioni, come sappiamo, difensive, è disposta a dare. Io ho visto dei trasporti aerei delle ultime ore, che sono veramente cose strazianti, di vedere un paziente che sta per morire, che viene portato via per essere magari trasferito all'estero, magari con la famiglia pagante, quando tu sai che non resterà certo molto da vivere, e tu pensi dunque che anche in quell'occasione la persona è stata privata anche di un conveniente momento di commiato dai propri parenti. In sostanza, per quello che si può dire, tutte le regioni italiane hanno preso nota della legge 38 del 2010, questa legge che istituiva la rete sia delle cure palliative che delle reti dell'ospedale territorio senza dolore, e la maggior parte di esse mostra un'interessante adesione al progetto. Io dico interessante dal mio punto di vista perché in 30 anni di attività ho visto veramente avanzare questa parola che si chiama umanizzazione, ma che poi significa anche, per esempio, affrontare degnamente e dignitosamente il problema della morte, perché questo era poi l'elemento più problematico, arrivare a definire che a un certo momento la cura è stata portata avanti, insomma, in maniera efficace il più lungo possibile, però poi c'è anche un momento in cui bisogna interromperla. Non è stato facilissimo, diciamo che gli anni 90 hanno visto una dialettica intensa fra la crescita delle cure palliative davanti agli oncologi e magari anche davanti alle famiglie, come dico. È stato comunque un processo abbastanza interessante anche per quanto riguardava l'aspetto della consapevolezza dei pazienti, perché questi ultimi 15 anni sono stati anche gli anni del consenso informato, gli anni in cui si è cominciato a pensare che bisognava dire più la verità ai pazienti, non tacerla ai pazienti per raccontarla ai parenti. Diciamo che c'è stata una crescita generale, ecco, della cultura dell'accompagnamento alla morte. Gli hospice per noi sono stati, per tutta la struttura ospedaliera, sono stati una grandissima lezione di umanizzazione, per esempio. Abbiamo reimparato a trattare umanamente il paziente partendo da lì, nel senso che nell'hospice questa struttura che
diciamo, se fosse usata, se potesse essere usata al meglio, dovrebbe vedere ricoverati per l'ultimo mese, gli ultimi 20 giorni i pazienti in fase terminale, hanno sviluppato anche per legge delle caratteristiche di tipo edilizio, architettonico e assistenziale, che consente ai pazienti di essere un po' più individui e un po' meno malati. Quindi in quelle strutture si può portare, si può avere intanto un'assistenza quotidiana e continua dei pazienti, dei parenti, che non è spesso possibile in ambito ospedaliero, non è spesso consentita, via possibile lo sarebbe benissimo. E poi nelle strutture vengono fatte anche delle prestazioni di altro genere, diciamo più familiare, si può cucinare, si possono avere amici, si può fare musica, si possono anche fare arti terapie. Tutto questo è stato per noi molto importante, perché tutte queste cose che venivano viste con grande sospetto dalla medicina diciamo interventista ospedaliera, si sono un po' fatte strada, anche se all'inizio un po' clandestinamente, e secondo me per il meglio, perché oggi i nostri ospedali vivono un'epoca un po' strana, un po' di transizione, in cui a fianco di grandi tecnologie, grandi interventi diagnostici e terapeutici, si può anche fare un po' qualche altra cosa. Il tumore di Milano è stato sicuramente uno dei luoghi in cui si è cominciato per primi, ecco, a immaginare anche di poter avere un luogo dove fare arti terapie, eccetera, e questo si sta diffondendo, devo dire, per il meglio. Io finirei, ma voglio raccontarvi però un episodio, visto che ho avuto l'autorizzazione di Fulvio, che dovrebbe essere un po' illuminante di quello che sta succedendo in ambito sanitario in Italia. La prima parte, diciamo così, è la parte pubblica, ufficiale, basta andare sui siti, guardare i numeri, insomma, quello che vi ho detto lo potete controllare. Il secondo pezzo è un pochino più oscuro. In questa fase io sono anche molto soddisfatta, perché sono stata in qualche modo anche alla protagonista di un'azione politica che per il momento ha dato qualche frutto, vediamo poi quanto dura, però è successo questo in Regione Piemonte lo scorso anno, e quindi vale la pena che ve lo racconti, perché questa è una regione nella quale questo tipo di problema esiste da tempo e forse anche in maniera decisamente più conclamata. Però dimostra come la pervasività di certe ipotesi, di certe idee funzioni bene anche in regioni che avevano una tradizione politica di altro genere. Allora dunque, succede questo. L'anno scorso, a gennaio, viene scorporato da tutte le aziende sanitarie del Piemonte e da quelle ospedaliere, vengono scorporati gli acquisti. Tutti gli acquisti e tutta la gestione e la manutenzione, insomma, diciamo che il pacchetto della gestione del denaro, al fuori del personale, che resta la prima voce nel bilancio sanitario, però tutto il resto viene scorporato e viene dato in mano a sei federazioni che gestiranno da quel momento in avanti tutto quanto, acquisti, approvvigionamenti e manutenzione. Più i servizi terziari dell'ospedale, quindi tutto quello che era già in ambito già affidatario a ditte esterne, quindi pulizie, mense, rifiuti, trasporti, eccetera. Questa cosa crea un certo problema, perché sembra un errore, vengono create di diritto privato. Questa cosa crea un problema sostanziale, perché essendo di diritto privato comprano con IVA, mentre le strutture pubbliche comprano senza IVA, per cui c'è un momento di interregno, di grande sbandamento, eccetera. Di fatto non si capisce neanche bene perché si debbano avere istituito e si debbano restituire queste federazioni, salvo il fatto che naturalmente a gente come me, che è piuttosto maliziosa, viene subito in mente che così sei federazioni sono meglio governabili per gestire quella parte in cui in fondo c'è il grosso dei soldi. Pochi mesi dopo esce la legge finanziaria della regione, nella quale all'articolo 5 viene inserita una strana frase in cui si dice che prossimamente sarà possibile concedere le strutture ospedaliere a una non ben identificata funzione di gestione del patrimonio immobiliare, SGR,
per la quale viene valorizzato, verrà valorizzato il patrimonio edilizio della regione, e quindi viene nominato un consulente che è lì per fare questa opera di valorizzazione. Tutte le aziende sanitarie del Piemonte e gli ospedali cominciano a lavorare per questo consulente, il quale ci chiede dati abbastanza pertinenti relativamente a volumi, metri quadrati, eccetera, eccetera, pertinenze, proprietà, perché ancora gli ospedali possiedono proprietà di altro genere, quindi quelli che ci vengono lasciate o che erano già state lasciate, fattorie, cascine, appartamenti, eccetera. Dunque, verso il mese di settembre dello scorso anno, c'è stato peraltro un ricorso prima al TAR, poi al Consiglio di Stato, che comincia a mettere qualche paletto all'uso di queste federazioni sanitarie. E nel frattempo il nostro assessore viene portato in carcere, perché è una caratteristica che spesso si ripete, insomma, per gli assessori della sanità, e il direttore generale della sanità, ingegner Monferino, questo signore dell'Iveco, viene nominato assessore in Piemonte. E viene nominato assessore alla sanità, pur avendo lui sempre dichiarato di non saper nulla di sanità, infatti parla degli ospici in questo modo, come strutture da chiudere subito, perché assolutamente non servono a niente. Questo ingegner Monferino, basta andare sui siti, non vi dico nulla di particolarmente riservato, è rimasto quando faceva già l'assessore, prima che faceva il direttore generale e poi l'assessore alla sanità in Piemonte, è rimasto amministratore delegato di tutta una serie di partecipate Fiat nel mondo, mi pare 24, ed è colui che aveva caldamente raccomandato il consulente in questione, che si chiama Ferruccio Luppi. Sempre andando sui siti si scopre che Ferruccio Luppi è il presidente della Société Générale de Santé, cioè il raggruppamento francese che governa tutta la sanità privata francese, ed è mi pare il vicepresidente della SGR DEA IFIM, che è il più grande ente di controllo di patrimoni immobiliari in Italia. Ora, io ero distratta da altre attività, per cui ci ho messo un pochino a mettere insieme questi pezzi. Sta di fatto che a gennaio comincio ad avere qualche dubbio su che cosa stiamo veramente facendo, perché nel frattempo l'ingegner Monferino, diventato assessore, ha convocato nel mese di dicembre tutti i direttori generali del Piemonte e gli ha fatto una relazione che, per ragioni evidentemente di trasparenza, sta sul sito della Regione Piemonte. Bastava andarla a guardare. Allora, questa relazione diceva la seguente cosa. In ottemperanza all'articolo 5 della legge finanziaria della Regione Piemonte del maggio dello scorso anno, verranno conferiti, allora si è proceduto alla valorizzazione degli immobili, 45 milioni di metri quadrati di tutti gli ospedali del Piemonte. Questi immobili verranno conferiti entro il mese di aprile del 2013 a un ente di gestione, per il quale la regione assumerà il 49% di quote azionarie e tutto il resto verrà dato a privati. E a seguito di questo ovviamente verrà fatto fruttare il patrimonio edilizio, in particolar modo rendendolo, togliendolo dal vincolo di attività sanitaria e facendolo invece diventare prodotto immobiliare. Allora, a questo punto devo dire che ci ho messo circa 2 giorni per essere certa di aver letto giusto, e poi ho cominciato a capire che cosa aveva fatto l'opposizione per tutto lo scorso anno di fronte a queste cose. E siccome anche qui il sito è molto accessibile, il sito della Regione Piemonte, si può andare su ogni singolo consigliere regionale e si vede esattamente cosa ha fatto, quante interpellanze, quanti ordini del giorno, quante proposte di legge, eccetera, eccetera. E dunque tutta l'opposizione non aveva fatto nulla di nulla su questo argomento. Allora io ho chiamato alcuni amici economisti e gli ho chiesto cosa ne pensavano. E beh, loro sono stati molto imbarazzati, devo dire, a dirmelo, però comunque, insomma, a furia di chiedere da una parola in su, capisco una cosa chiarissima, che una volta che noi avremo venduto, sostanzialmente venduto, per essere più precisi, svenduto a qualcuno il nostro patrimonio edilizio, c'è una certezza sola,
che noi dovremmo riaffittare gli immobili. E questo naturalmente probabilmente molto lucroso per chi avrà le quote azionarie e assolutamente devastante per la politica sanitaria della nostra regione. Oltretutto 45 milioni di metri quadrati è immaginabile, così per quelle leggi di mercato di cui io so pochissimo, ma insomma a occhio e croce, non è certamente una vendita che diventa appetibile. Ma c'è un altro piccolo problemino. Nello stesso momento il sindaco Fassino della città di Torino ha praticamente regalato agli Agnelli il territorio intorno al nuovo stadio della Juventus. Giusto per dirvi due parole, noi nel 91 ci siamo costruiti uno stadio a Torino, con i soldi ovviamente dei cittadini, che abbiamo distrutto, proprio raso al suolo, 15 anni dopo, e nello stesso luogo abbiamo consentito agli Agnelli di fare il loro stadio della Juventus. Avendone peraltro già uno che a Torino è famoso, insomma, no? Lo stadio Filadelfia, eccetera, eccetera. Bene, gli Agnelli hanno fatto uno stadio, un museo, e poi hanno avuto questo regalo dalla città, per cui abbiamo regalato, proprio regalato, abbiamo, virgolette, venduto agli Agnelli un territorio che mi pare di 100 e più mila metri quadrati, alla cifra di 0,75 centesimi al metro quadrato. Soltanto per il fatto che la proposta degli Agnelli era 0,35, su cui il sindaco aveva dato le garanzie, 0,35 centesimi, e grazie all'azione dei 5 Stelle in comune siamo arrivati a raddoppiare la cifra 0,75 centesimi, e la cosa è costata a Fassino qualche cena e qualche muso lungo da parte degli Agnelli, perché gli sembrava di averlo pagato troppo comunque. Allora, siccome Monferino e anche il suo consulente preferito Luppi sono tutti della scuderia Agnelli, l'impressione che ne abbiamo ricavato era che si voleva regalare, oltre a questo territorio detto della Continassa, anche tutta la struttura ospedaliera agli Agnelli. Allora, per fortuna sono intervenuti due provvedimenti, uno dei quali è in legge di stabilità e in legge di finanziaria del governo, che è quella che non si può più affittare niente in Italia nel pubblico. Bisogna anche andare via da quello che già affittiamo, perché i costi degli affitti in ambito pubblico italiano non so quale cifra assurgano. Però sta di fatto che noi abbiamo fatto andare a casa l'assessore, grazie a Dio, il quale ci ha dato le dimissioni pochi giorni dopo che abbiamo cominciato a scatenare questa battaglia, alla quale ha dovuto allearsi anche il PD, devo dire molto riluttante e refrattario, che infatti non ha mai partecipato ai dibattiti pubblici, ma a un certo punto ha deciso comunque prima delle elezioni politiche di fare un'azione contro la vendita degli ospedali, e abbiamo quindi per un attimo, anche l'amico Luppi è andato via, tra l'altro lo pagavamo, tanto per dire, 100.000 euro all'anno questo consulente, per fare lui il prezzo delle persone che avrebbero comprato in nostri ospedali. E contemporaneamente vi sottolineo ancora un piccolissimo fatto, e cioè che l'assessore alla regione toscana, Giovanni Marone, viene dalla stessa scuderia Agnelli, e anche lui vive un periodo più o meno simile al nostro, perché anche lui ha fatto le federazioni sanitarie in Toscana, ancorché di diritto pubblico. Allora, voglio dire, l'impressione generale che se ne ricava è questa, che mi sembra probabile che, visto che la metalmeccanica va di male in peggio, soprattutto quella Fiat, e dal momento poi soprattutto che la Fiat ha disinvestito pesantemente in Italia nell'ambito della metalmeccanica, i suoi soldi ha intenzione di metterli nell'attività sanitaria, mi si dice anche nell'attività della cultura, almeno a Torino. Ma è evidente, certo, non per il meglio. Credo che sia sicuramente chiaro che chiunque comprasse le nostre strutture per poi riaffittarcele aveva in mente soprattutto il profitto, non soltanto già per il fatto di comprarle a questi prezzi risibili, ma anche perché è chiaro che la sanità costa troppo, e come il caso della Santa Rita mostra in maniera anche troppo chiara, spesso il profitto porta anche professionisti a dimenticarsi completamente la deontologia e l'etica, fino al punto da condannare povere persone anche alla morte pur di farci sopra dei guadagni. Allora, prima di fare questo, basta semplicemente chiudere due dei presidi più costosi della sanità.
i pronti soccorsi e le rianimazioni. Quelle due cose che di solito la sanità privata non ha mai voluto gestire. La rianimazione magari, soprattutto quando è una post-operatoria, ma certamente non i pronti soccorsi, anche perché il pronto soccorso è una struttura che, oltre ad avere dei costi enormi, ha anche un tipo di accesso che non è mai programmabile, che è esattamente il contrario di quello che poi fa l'efficienza delle strutture private. Quindi nell'insieme io devo dirvi che sono molto molto preoccupata su quello che può essere davvero lo scenario della sanità prossima avventura. Per cui, insomma, erano informazioni che c'entravano forse pochissimo con l'argomento di cui si parlava stasera, ma possono essere comunque delle informazioni utili per la cornice nella quale ci verremo a trovare fra poco. Anche perché il governo che abbiamo è uno dei meno garanti dal punto di vista degli impegni presi con l'elettorato, perché governando sia quelli che hanno vinto che quelli che hanno perso, sembra che ormai si sono persi i confini anche dei rapporti, ecco, di maggioranza e opposizione. Spero che noi sapremo fare, insomma, la nostra parte, come dico, il breve e comunque certamente il successo che abbiamo avuto in Piemonte potrebbe essere soltanto una piccola battaglia vinta a fronte di una guerra che potrà essere perduta. La sanità, secondo me, è da ripensare soprattutto per quanto vi dicevo all'inizio, cioè questi numeri dei professionisti e degli operatori così in diminuzione, così in rapido calo, bisognerà ripensarla, perché l'assistenza come l'abbiamo avuta fino a oggi, forse ancora domani mattina, presto non sarà più possibile. Io vi posso dire che stime di 2 anni fa, quando facevamo le valutazioni in direzione generale Molinette su quella che poteva essere il profilo assistenziale dell'ospedale per i pensionamenti che ci aspettavamo per la fine del 2011, non ci consentivano più di tenere aperto l'ospedale. Questo era il quadro di 2 anni fa. È evidente che non aver programmato nulla, non aver riflettuto a quali erano le conseguenze anche di questo numero chiuso delle facoltà di medicina, è stato veramente esiziale per noi. Non so se dietro a questo ci fosse un oscuro disegno, una vera strategia, ne dubito fortemente. Queste però sono adesso le conseguenze davanti a cui ci troviamo, quindi uno dei primissimi rimedi indubbiamente potrà essere quello già di chiedere alle facoltà di medicina di riaprire comunque le iscrizioni e di estendere di più almeno la proposta formativa, e vedere anche cosa potremmo fare con le scuole infermiere, perché tra l'altro, voglio dire, noi abbiamo sempre chiuso gli ospedali perché i reparti in ospedale, i letti in ospedale perché ci mancavano gli infermieri e non perché ci mancassero i medici. La doppia mancanza, devo dire, veramente non ce l'eravamo ancora mai raffigurata, ecco, con questa crudezza e con questa gravità. Va bene, grazie.